Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra l'ex Miss Italia e l'attore. Dal 2019 Eleonora Pedron e Fabio Troiano sono una coppia solida e stabile. Dopo un incontro casuale in treno i due sono diventati inseparabili. Un amore cresciuto giorno dopo giorno, in seguito a un colpo di fulmine che ha travolto entrambi. Da anni la conduttrice e l'attore portano avanti una relazione a distanza, lei a Monte Carlo con i figli avuti dall'ex compagno Max Biaggi, lui a Roma, dove è nato e cresciuto. Nonostante il rapporto a distanza tra Eleonora Pedron e Fabio Troiano funziona tutto a meraviglia. È stata la stessa ex Miss Italia oggi al timone del programma di La 7 Belli Dentro Belli Fuori a confermarlo al settimanale di Più TV. La Pedron ha assicurato che lei e Troiano sono sempre più legati nonostante la quotidianità in due città e nazioni diverse, sappiamo che quello che ci unisce è qualcosa di molto forte. E per un rapporto così si è disposti ad affrontare tutto, ha precisato Eleonora Pedron alla rivista edita da Cairo Editore. Ci sono progetti seri in vista per la coppia? A quanto pare no, la 39enne e Fabio Troiano hanno deciso di non avere un figlio e non pensano al matrimonio. Stiamo bene così, ha chiarito la Pedron, già mamma di Ines e Leon. Fabio Troiano non è mai diventato padre, ma Eleonora Pedron ha spiegato che il fidanzato non cerca una paternità a tutti i costi. È contento del legame che ha instaurato con i figli di Eleonora, che ha avuto modo di conoscere qualche tempo fa, Eleonora Pedron ha aggiunto, matrimonio? Per il momento non è in programma neppure quello. Poi si vedrà, ho imparato a non fare troppi progetti, ma a godermi le piccole, grandi gioie di ogni giorno. Anche perché ho già una vita molto piena così, ho i miei figli, Fabio, il mio lavoro. La soubrette non è mai convolata a nozze, neppure con Max Biaggi, con la quale ha vissuto una lunga love story durata un decennio, per la precisione 12 anni. Perché Eleonora Pedron non si è mai sposata? Come rivelato in passato dalla diretta interessata, Biaggi è sempre stato contrario ai fiori d'arancio. Eleonora sognava fin da bambina di indossare l'abito bianco ma si è adattata alla richiesta del suo ex compagno Max, che le ha regalato due splendidi figli. Queen Margrethe II to bring Karen Blixen's image creating worlds to life in Netflix film.